Molti di voi già mi conoscono, io sono Daniela, la proprietaria della libreria Cartoleria Adesso Cuore d'Inchiostro qui di Rossano. Allora, questa sera abbiamo con noi una, posso dire, se è un'autrice di poesie, però principalmente anche giornalista, e anche possiamo dire che sei feltrina di nascita, ma sei rossanese ormai di adozione, giusto? Quindi una compaesana. Allora, parliamo quindi di poesia. Io adesso inizio a fare qualche domanda ad Antonella. La prima domanda, a parte il fatto appunto che tu sei giornalista, perché fai interviste anche musicali a grandi personaggi della musica, poetessa, appassionata di arte, di filosofia, di molte cose, è una persona abbastanza eclettica. Però al di là di questo, la passione per la poesia, quando è partita, è iniziata? Diciamo che la passione per la poesia è nata con me. Ecco, io credo che ci sia, che sia una cosa che ti porti dentro, che sia una cosa che si nasca poeti, ecco. E oso dire anche un'altra cosa, che il poeta secondo me è anche quello che non scrive poesia, perché la poesia non è, è una condizione di vita, è un essere. E un libro si scrive con l'ispirazione, cioè il momento in cui tu cogli qualcosa della vita, che può essere del tuo quotidiano, può essere invece qualcosa che senti, qualcosa che della società, qualcosa che succede e lo cogli e lo trasformi, questo tuo sentire, questa tua emozione, questo tuo sentimento lo trasmetti al foglio, cioè riesci a trasformarlo in parole e in versi. L'ispirazione ti viene come per dire ho un attimo, sento qualcosa che mi colpisce nel profondo, che sento veramente dentro di me e ho bisogno di trasmetterlo, di farlo uscire da me e portarlo su carta. La poesia, io lo dico per una visione mia personale, quindi da neofita diciamo quasi, le vedo molto spesso suddivise in alcune categorie. Non penso che sia che la poesia si possa dividere in categorie, però io mi ero fatto un po' un'idea che c'è quella magari più visiva, cioè che descrive benissimo magari ciò che uno vede, e ci sono quelle più introspettive o quelle più sul sentimento, quelle un po' varie sfaccettature. Il tuo tipo di poesia, voce di un uomo che grida nel deserto, il varco dei secoli, erano immersi nella follia, ma la follia erano loro. Era tutto follia, lo era la loro carne, trasudante vendetta, lo erano i loro pensieri, così privi d'amore, in questo tempo in cui l'amore aveva solo il sapore di sconfitta. Resisteva il suono delle onde del mare, quella musica antica che sapeva di ritorno, quell'andare e venire che portava le voci di ere lontane. Pietro aveva gettato le reti ed un uomo che non era uomo aveva posto su di lui il destino del mondo a venire. Eccolo, è lui, cammina sulle acque come fossero sabbia, il suo piede calpesta e non affonda. Intorno a lui vibra l'aria, sembra penetri nella sua pelle, sembra quasi fatto di immateria, ma scuote la testa. I suoi occhi sono colmi delle lacrime del mare, il suo cuore sanguina e la scia colora di rosso ogni suo passo. Tutto ciò è stato vano, urlano gli scogli e la voce si perde attraverso il varco dei secoli. Siamo...
fatto questo, abbiamo soprattutto connubio. Connubio, ecco, molto bello, dico io, molto positivo. Che oltre alla musica ci sono le poesie. Che sì, perché la musica e le poesie si accompagnano bene. E quindi ho detto sì, ok, facciamo, riprendiamo gli altri e facciamo i commenti agli altri e certamente gli articoli agli altri, però ti assumo per il mio video, per le mie poesie, quindi abbiamo fatto, sì, c'è un videomaker a disposizione, facciamo per gli altri, non me lo caparo per me. Quindi abbiamo fatto tante videopoesie, se volete andare a vederle basta che andate su YouTube, sempre digitando MA Video Poetry e li trovate. L'eco della prima parola, sospesa nei tuoi occhi, in cui avevi disperso il ricordo del tuo mare, profondità notturne che celavano passioni ed armonie di terre accarezzate dal sole. Mi sovvieni spesso come raggio da cui diparte la linea del mio cammino, uguale cerchio che mi accoglie nel perimetro del suo amore. Non mente il cuore che si fa dolce al tuo pensiero, perché tutto ciò che fu si perde in quell'unico attimo in cui ti attraversai, dopo essere stata te, carne nella carne, respiro del tuo respiro, isola nel tuo mare. Si fa silenzio nel perdurare dell'attesa, ma rompe il cielo una voce, l'eco della mia prima parola, mamma.